Vediamo se riesco ad usarlo. Ok, allora riprendiamo con il pomeriggio. Abbiamo ringraziato l'alberghiero per l'ottimo buffet. Avere lo SBIR come partner all'agenda digitale è strategico, come vedete. Ok. Allora, la seconda parte riguarda proprio l'oggetto del nostro corso, quindi parliamo di change management, di gestione del cambiamento per parlare italiano e della complessità, perché oggi parlando di cambiamento non possiamo non includere la complessità, lo vedremo insieme. Intanto partiamo da alcune definizioni, avete visto che ci piacciono le definizioni perché è sempre importante inquadrare l'oggetto di ciò che stiamo parlando. Il change management, utilizzando l'inglese perché il linguaggio manageriale è ovviamente comune, alcune accezioni sono difficili da tradurre in italiano perché in inglese hanno, diciamo, un significato più pregnante. Quindi con il termine change management si intende un approccio strutturato al cambiamento degli individui, dei gruppi, delle aziende, delle organizzazioni, che rende possibile, quindi pilota il passaggio da uno stato A ad uno stato B. Ovviamente, quando cambiamo è perché abbiamo, come abbiamo visto stamattina, una visione, abbiamo degli obiettivi e vogliamo raggiungere. Ci sono delle metodologie, sono state studiate delle metodologie che ci aiutano a fare in modo che questa transizione sia possibile. Quindi usiamo poi il termine transizione, lo vediamo, perché sostanzialmente il change management, oltre a dispiegare sul campo degli strumenti, aiuta anche a pilotare quello che è il cambiamento nell'ambito del fattore umano. Quindi questa mattina abbiamo proprio parlato di fattore umano, delle resistenze al cambiamento, dei vari elementi, come questi elementi possono essere pilotati, lo vediamo insieme. Quindi la transizione, l'altro termine che tengo a precisare, è un termine che oggi si usa maggiormente quando parliamo di cambiamento, quando parliamo di change management, perché è un termine che ha, diciamo, un'accezione più attiva. Il tema della partecipazione ovviamente è un tema che tutti noi conosciamo, le persone che sono qui sono persone che stanno partecipando ad un progetto che appunto è l'agenda digitale, quindi senz'altro c'è vicino. Quindi chi è in transizione è esso stesso l'attore e il soggetto del cambiamento. Quindi ci piace di più rispetto al termine cambiamento, change management in questo senso, perché il soggetto in questo caso diventa proprio il fautore, si mette in campo, ci mette del proprio, l'abbiamo detto stamattina iniziando. Quando si parla di cambiamento non possiamo farci fuori, perché se ci entriamo nel cambiamento dobbiamo entrarci dentro anche come individui, come persone e tutto quello che noi siamo, quindi è estremamente coinvolgente sempre. Quindi questi sono i due termini su cui volevo soffermarmi sin dall'inizio. Quindi abbiamo introdotto questi due concetti, due pilastri fondamentali del change management, due fattori importantissimi. Il fattore umano, quindi le persone, i ruoli, persone intese ovviamente all'interno di un'organizzazione con i loro ruoli, la loro cultura, le loro competenze, il loro stile di management, e il fattore organizzativo, quindi la struttura, i sistemi organizzativi, i processi organizzativi. Sono entrambi fattori importantissimi, anzi vi dirò che spesso nelle organizzazioni il fattore, la cura del fattore umano talvolta viene trascurata. Ovviamente ve lo dico da parte mia, occupandomi di risorse umane, a volte in progetti di cambiamento, magari sono progetti di cambiamento valutati inferiori, meno di portata rispetto alle strutture dell'azienda, quindi agli obiettivi fondamentali, al core business dell'azienda, a volte il settore risorse umane non viene coinvolto in questo. Il fattore umano non viene tenuto in considerazione. Vi faccio un esempio. Parlavo con un mio amico che lavora in un importante istituto bancario di Torino, per non fare il nome, lui si occupa di risk management e vi parlava della difficoltà che lui sta affrontando perché sta portando avanti
un processo di cambiamento, perché sono arrivate delle nuove normative, quindi queste nuove normative le deve fare recepire ai vari uffici e ai vari settori che si occupano di questa materia, e mi diceva: guarda, mi hanno messo a disposizione ottimi strumenti, ottimi consulenti, ovviamente ottimi software, sistemi informativi, però io quando vado dai miei colleghi e porto questa novità sulla scrivania mi recepiscono esattamente come l'ortica, ha usato questo termine, perché comunque ovviamente la prima risposta è no, come dicevamo stamattina, non capiscono quali sono i benefici di questo cambiamento. Quindi, nonostante a volte magari ci troviamo in aziende molto strutturate, molto organizzate, con anche dei mezzi, abbiamo parlato appunto di risorse non indifferenti come può essere una banca, alcune volte questo fattore, che è il fattore umano, che è importantissimo tenere in considerazione, che agevola e che velocizza il cambiamento, non viene tenuto in considerazione. Quindi si dice che addirittura il fattore umano sia preponderante sul fattore organizzativo nell'ambito del change management. Quindi addirittura un 60 o un 70% del successo del cambiamento dipende proprio da questo pilastro, dal fattore umano. Quindi teniamoli sempre in conto. Ora, per introdurre l'argomento, vediamo quali sono i modelli classici di cambiamento che sono stati sviluppati nella cultura del management, nella materia della psicologia organizzativa piuttosto che della sociologia. Abbiamo iniziato a parlarne sin dagli anni 50, questo qui è il primo metodo che è stato sviluppato, estremamente semplice, però comunque mi piaceva iniziare da Levin, che è un po' il padre fondatore della psicologia sociale, dove aveva definito tre fasi molto semplici: la fase di scongelamento, smantellamento di quelle che sono le abitudini, che sono le vecchie routine, se vogliamo anche le vecchie credenze, la fase ovviamente di cambiamento, che possiamo definire di transizione, con quella nuova parola che abbiamo introdotto prima, che fa appunto il soggetto del cambiamento come soggetto attivo, come soggetto portatore del cambiamento, quindi dove si introducono le nuove procedure, dove si introducono i nuovi modus operandi, quindi la fase di transizione vera e propria, e poi ovviamente ci sarà una fase di consolidamento, quindi dove si ricongela la situazione, dove si fa stabile, dove tutto il caos che c'è stato nel momento della transizione viene a sfumare e quindi si ritorna ad una situazione stabile. Tutti i processi di cambiamento, se ci pensate, passano da questo, quindi dal caos iniziale dove tutto viene smantellato, dove non ci sono più certezze, fino a riconsolidare quello che è lo status, che poi diventa uno status di nuovo di abitudine, di routine, di conoscenza. E questo è uno dei primi modelli, ed è un modello molto semplice. Ovviamente, passando gli anni, complicandosi quello che è lo scenario, le organizzazioni, i contesti, abbiamo cambiato visione, ovvero abbiamo aggiunto delle fasi al processo di cambiamento. Questo è uno degli ultimi modelli che sono ancora utilizzati oggi, è del 1998, quindi è abbastanza recente, però il mondo è cambiato nel frattempo, perché da inizio anni 90, fine anni, all'inizio del 2000, fine anni 90, ovviamente il mondo nel frattempo è cambiato, siamo passati attraverso la crisi del 2008 e tutto quello che ne ha conseguito, quindi anche le aziende poi hanno modificato il proprio modo di agire. In questo modello abbiamo 8 fasi, quindi già da 3 in 50 anni ne abbiamo aggiunte altre 5, quindi abbiamo 8 fasi e sono stati compresi anche tutti quei fattori che riguardano il fattore umano, appunto. Quindi si parte dal creare un'urgenza, da creare un bisogno, da coinvolgere un piccolo gruppo inizialmente. Stamattina parlavamo degli innovatori, parlavamo da coloro, dalla maggioranza che adotta precocemente il cambiamento, quindi si inizia generalmente da quelle persone che vengono definiti in gergo gli agenti del cambiamento, o i cambiatori, changers in inglese. Quindi quel gruppo guida il team, il gruppo forte, il gruppo che trascina, che quindi acquisisce questo bisogno, questa esigenza. Viene definito il cambiamento in una visione, ne abbiamo parlato stamattina dell'importanza della visione, e questa visione viene comunicata. Quindi, vi dicevo, grosso spazio a quello che è il coinvolgimento delle persone e la comunicazione di quello che si vuole fare, fondamentale.
E da lì, diciamo, capillarmente il processo di cambiamento attraverso queste persone che fanno da facilitatori deve arrivare e permeare, diciamo, tutta l'organizzazione o la parte di organizzazione che si vuole cambiare, il settore dove si vogliono portare novità. E ovviamente dopo la pianificazione si ha una fase di consolidamento, esattamente come Levi ci ha insegnato a fine anni 40. Quindi questi sono, diciamo, dei modelli di cambiamento classici che ancora vengono utilizzati, assolutamente validi, però diciamo che ci sono delle variabili nuove che il nostro tempo ci ha portato, che bisogna assolutamente considerare. Quindi sono ancora modelli validi, ma che però purtroppo non sempre vengono utilizzati nella maniera corretta. Alcune volte, se vedete, possono esserci dei risvolti non etici e dei risvolti manipolatori dietro a questi progetti di cambiamento, perché il cambiamento, perché sia efficace, perché venga recepito in maniera corretta dalle persone, soprattutto non sia vissuto come una sofferenza, abbiamo parlato stamattina anche di stress che porta al cambiamento, bisogna veramente coinvolgere le persone, mi viene da dire col cuore, poi ovviamente quando parliamo di lavoro non possiamo pretendere di essere coinvolti in toto, però senz'altro la persona lo deve sentire suo e non lo deve sentire imposto. Purtroppo questi modelli a volte non vengono utilizzati in maniera etica e ci sono delle interpretazioni distorte di questi modelli, quindi dalla letteratura che hanno sviluppato degli strumenti che agevolano in qualche modo, ci vogliono aiutare nel nostro lavoro, alcune volte non sempre va così. E vi ho portato un caso che adesso vediamo insieme, che ha fatto letteratura, è molto recente perché è accaduto quest'anno, ad aprile 2016, c'è stato un intervento di questo manager che è l'amministratore delegato di Enel, quindi una compagnia pubblica, che ha parlato agli studenti della LUIS, l'Università di Roma, di cambiamento. Quindi gli hanno fatto una domanda, ma lei, che è un amministratore delegato di un'azienda molto ampia, come lo vede il cambiamento? Secondo lei, come si fa a portare il cambiamento in un'azienda complessa come la sua? Adesso vi faccio sentire qual è stata la sua risposta, poi lo commentiamo insieme perché ha fatto, diciamo, letteratura, soprattutto scandalo. Poi, qual è, secondo Francesco Strace, gli ingredienti di una ricetta di successo di un cambiamento? No? Nel corso della sua carriera lei ha ricoperto diverse responsabilità e grandi processi di cambiamento. Come si fa a cambiare un'organizzazione come Enel? Quali sono gli elementi chiave? Grazie. Rispondo prima a questa domanda del cambiamento, che poi riflette sui collaboratori. Cioè, per cambiare un'organizzazione ci sono alcune cose abbastanza semplici e stranamente viene sempre creato un problema sul cambiamento. Innanzitutto ci vuole un gruppo sufficiente di persone convinte su questo aspetto. Non è necessario che sia la maggioranza, basta un manipolo di cambiatori. Poi vanno individuati i gangli di controllo dell'organizzazione che si vuole cambiare e bisogna distruggere fisicamente questi centri di potere. Per farlo ci vogliono i cambiatori che vanno infilati lì dentro, dando ad essi una visibilità sproporzionata rispetto al loro status aziendale, creando quindi malessere all'interno dell'organizzazione del ganglio che si vuole distruggere. Appena questo malessere diventa sufficientemente manifesto, si colpiscono le persone composte al cambiamento e questa cosa va fatta in maniera la più plateale e possibilmente manifesta possibile, sicché da ispirare paura o esempi positivi nel resto dell'organizzazione. Questa cosa va fatta velocemente, con decisione, senza nessuna requie, e dopo pochi mesi l'organizzazione capisce, perché alla gente non piace soffrire, e quando capiscono che la strada è un'altra, tutto sommato si convincono miracolosamente e vanno tutti lì. Cioè, è facile. Questa è la paura, cioè, inutile, cioè, se il cambiamento siamo convinti, è giusto, poi tutto sommato il capo sono io, quindi si fa. E dopodiché la cosa succede. Ma tu hai dato l'affetto qua anche. Infatti è scioccante. Posso chiedere una cosa al pubblico?
Allora, quanti di voi ritengono che ciò che ha detto è immorale? Immorale? Immorale. Quanti di voi ritengono che ciò che ha detto è efficace? No, è ovvio che è immorale. Ma anche una guerra nell'economia del mondo è efficace per la razza umana. Dovremmo anche conoscere gli effetti di questa strategia. Segnatevi i modelli distopici, ne parleremo. Allora, l'ho portato appositamente perché comunque è un caso reale che quest'estate poi è venuto la ribalta dei giornali, soprattutto sulla rete. Ovviamente c'è stata anche un'interrogazione parlamentare rispetto a questo intervento, perché comunque Enel è un'azienda pubblica e chiaramente fossimo stati all'estero, un amministratore delegato che se ne esce con delle dichiarazioni di questo tipo si sarebbe dimesso come minimo. Ovviamente questo non è accaduto, però è esemplare perché sono stati scritti articoli di chi si occupa di cambiamento su questo intervento, proprio perché sì, la fa semplice. Inoltre va anche, appunto, come Franco ha fatto notare, è immorale quello che ha detto, va contro i diritti dei lavoratori, lo statuto dei lavoratori, quindi una cosa estremamente forte quella che è stata detta, però purtroppo ci sono degli amministratori delegati che evidentemente ragionano così. Poi a questo, e comunque sono seguite le scuse, come si fa adesso? Che modalità sono, Franco, che non va avanti? Non va più questo. Comunque, nella slide successiva... Sì, evidentemente sì, ha scioccato anche il sistema. Ovviamente dopo questo intervento sono seguite le scuse. Adesso, se volete, faccio partire il filmato. In realtà nelle sue scuse non è che la giusti molto, perché in realtà lui dice: no, ma state tranquilli, io ho fatto un esempio, sono stato interpretato male, forse non avevo molto tempo, sono stato un po' semplicistico in quello che ho detto, che poi in realtà era quel modello che abbiamo visto prima, più o meno, Kotler, cioè prendo un manipolo di persone, puoi usare il termine manipolo, esatto, manipolo di persone, quelli sono i cambiatori, vanno all'interno delle organizzazioni, creano malessere, perché poi dopo nella paura e nel malessere nessuno è poi in grado di resistere, quindi a forza di cose l'organizzazione poi cambia. Se vogliamo, poi quello lì è il modello di Kotler, il modello di Kotler preso in maniera distorta. Ovviamente si è scusato, quel testo che vedete, se riuscite a leggerlo, non è altro che la lettera che lui comunque ha inviato, che ha reso pubblico, ha inviato innanzitutto le scuse ai suoi colleghi in Enel. E poi ovviamente pubblicamente ha detto, insomma, di aver sbagliato, esatto, sopravvissuti sicuramente. No, in realtà lui ha dichiarato, per aggiustarla un pochettino bene, perché sennò poteva anche essere denunciato, ha dichiarato che in realtà in questa tecnica non ha mai dovuto utilizzarla perché non c'era bisogno, non c'è stato bisogno. Però non lo so dove altro ha operato questa persona, non so se lo assumeranno in futuro, io non lo assumerei mai così. Questo appunto per darvi un esempio di come questi modelli classici, ce ne sono molti in letteratura, io ne ho scelti due, da quello più semplice a quello più complesso, sono modelli che comunque ci danno una struttura, ci danno un aiuto, ci danno un'indicazione di come portare avanti un progetto di cambiamento. Ovviamente dobbiamo avere sempre una traccia, però questi modelli classici oggi ci chiediamo: sono ancora validi, sono ancora applicabili, sempre che li applichiamo in maniera corretta, ovviamente. In realtà sì, possiamo ancora seguire, diciamo, questi modelli, ci aiutano perlomeno, anche come parlavamo prima dei piani di filiera per dare la spunta, questo l'ho fatto, questo aspetto l'ho considerato piuttosto che un altro. Però intervengono oggi altre componenti nello scenario, nel nuovo scenario, soprattutto dopo il 2008 con la crisi, ma soprattutto anche alla
velocità e l'accelerazione che stiamo vivendo in questi tempi, grazie alla digitalizzazione, che è una grossa opportunità, però senz'altro ci porta a vivere uno scenario, diciamo, molto più veloce, molto più competitivo. Quindi oggi appunto il mondo è sempre più digitale, parliamo di internet delle cose, sono termini un pochettino abusati, sicuramente voi che fate parte del progetto di agenda digitale questi concetti li avete ben chiari in mente, non è neanche necessario soffermarsi più di tanto. Le macchine sono in grado in certi casi di sostituire l'uomo, ovviamente l'uomo è insostituibile, però certi lavori magari più semplici possono essere demandati a dei calcolatori o comunque demandati a delle macchine. Io provengo appunto da un'azienda, ve lo dicevo stamattina, lavoro in Manuex, un'azienda che fa cassetti per cucina per IKEA, è altamente automatizzata. L'azienda è stato possibile installare questa azienda in Italia perché grazie all'automazione, grazie all'organizzazione aziendale, alla Lean Production, siamo in grado di produrre velocemente un prodotto che sapete ha dei margini molto bassi. Lavorando per IKEA sapete quali sono i prezzi dei prodotti di IKEA, è ovvio che chi lavora per IKEA ha dei margini molto bassi, quindi deve essere bravo a lavorare in serie, a fare tanto, noi facciamo 20.000 cassette all'anno, 5 milioni di cassette, no, ho sbagliato tutti i numeri, 20.000 cassette al giorno, 5 milioni di cassette all'anno, quindi sono dei numeri veramente molto molto alti, quindi 7 cassette al secondo sostanzialmente. E questo è possibile perché? Perché abbiamo l'automazione, perché abbiamo delle macchine che svolgono dei lavori tipicamente di carico e scarico materiale, quindi robot antropomorfi, che si muovono molto velocemente e fanno dei lavori che in realtà se lo facesse un uomo non potrebbe dare un gran valore aggiunto, sposto un pezzo. Sono anche lavori usuranti, quindi bene che ci siano le macchine, no? Che ci sostituiscono, quindi in questi casi sono assolutamente positivo. Però questa velocità, anche in ambito produttivo, che io vedo tutti i giorni nella mia fabbrica, si corre per fare questo prodotto, per sfornarne tanti, per fare bene questi cassetti, ci comunque sta velocizzando tutto ciò che una volta era, diciamo, demandato più alle mani, alle competenze, alla lentezza, che non era neanche una brutta cosa. Quindi viviamo in questo paradosso: da un lato è tutto iperveloce, digitalizzato, dall'altro lato abbiamo necessità, in questo contesto così veloce e accelerato, a ritornare alle cose semplici, a ritornare ai ritmi naturali, ne abbiamo tutti un pochettino bisogno. Però in questo momento in cui ci stiamo rendendo conto di questo paradosso, rimaniamo anche abbastanza sconcertati. Quindi veramente stiamo attraversando un tempo dove la digitalizzazione è forte, ci sta accelerando, e dall'altro lato ci rendiamo conto che il concetto dei tempi naturali e il concetto del contatto con la natura sono sempre più sentiti, proprio per andare a bilanciare questi aspetti. E lì ho menzionato una necessità di integrazione, ho menzionato il concetto di terzo paradiso. Siamo qua vicino alla Fondazione Pistoletto, sono i nostri dirimpettai, sono dall'altra parte del Cervo. Probabilmente, essendo una platea biellese, quando si parla di terzo paradiso sapete di che cosa parlo, il concetto di Michelangelo Pistoletto, quel simbolo dell'infinito con un terzo cerchio, una terza pancia, avete presente? Lui ha rielaborato appunto il simbolo dell'infinito inserendo un terzo cerchio che rappresenta un po' il grembo, ovvero l'integrazione dell'aspetto digitale, quindi l'aspetto artificiale con l'aspetto naturale. Quindi secondo Pistoletto, e non è l'unico a dirlo, la sfida nostra, dei nostri tempi, ed è forse per questo che stiamo facendo molta fatica in questo periodo un po' in tutto, è quello di integrare questi due aspetti. Quindi la tecnologia, la digitalizzazione a nostro servizio, ma senza dimenticarci comunque le nostre origini che ci fanno essere comunque un essere naturale in contatto con la natura. Questo non va dimenticato, anche proprio per gli equilibri personali, è una cosa che sento particolarmente mia vicina personale. Quindi stiamo vivendo questo scenario in cui ci sono anche dei paradossi. Quindi quando si parla di cambiamento bisogna tenere in conto anche di questo scenario che è profondamente mutato
rispetto ai primi anni 2000. C'è passato poco tempo, però il mondo veramente si è trasformato ed è molto più veloce, ci sono molte più sfide e più complessità. Questa è l'introduzione. Ora vi faccio vedere un video che rende bene quest'idea più che tante parole, quindi questo sviluppo molto veloce, soprattutto anche lo sviluppo molto veloce dei paesi emergenti, perché ora dobbiamo anche pensare non solo a livello di territorio, non solo a livello europeo, ma anche a livello mondiale. Abbiamo dei paesi che spingono, dei paesi in forte crescita, quindi le imprese, le organizzazioni senz'altro hanno di fronte nuove sfide, anche tenendo conto dello scenario mondiale, quindi non solo nostro locale. Faccio partire il video. Non è recentissimo, però aveva i sottotitoli e tradotto in italiano, quindi funziona. Thank you.
video perché rende veramente l'idea della velocità anche solo con la musica. Questo è lo scenario, insomma. I tempi sono cambiati, i tempi si muovono molto velocemente, la velocità competitiva è appunto esponenziale, mi piaceva questa frase, no? Viviamo in tempi esponenziali, di conseguenza anche noi all'interno delle organizzazioni e le organizzazioni stesse devono essere veloci per competere, altrimenti si rimane indietro, letteralmente. Funziona? Si blocca, ok, allora andiamo avanti. Quindi con più competizione significa anche più opportunità, chiaramente, perché in qualche modo la competizione ci aiuta a spremerci le meningi, a riuscire a stare al passo coi tempi e a inventarci cose nuove. D'altra parte oggi siamo qua in Sella Lab, come diceva stamattina Simone, questo è proprio una fucina, no? Delle novità, è un incubatore, e ce ne sono molti in Italia, ce ne sono molti nel mondo, è proprio necessario mettere in incubazione le idee, unirsi, cooperare, fare in modo che questa competizione non ci schiacci, ma che queste opportunità vengano utilizzate, perché appunto qualcuno può avere avuto la stessa idea che abbiamo avuto ed è stato semplicemente più veloce a metterla in pratica, sostanzialmente questo, nessuno inventa nulla di nuovo, ma è la velocità di realizzazione dei piani, no? Che fa la competitività. E mi piaceva in questo scenario andare a riprendere le lezioni americane di Italo Calvino. Non so se avete presente, avete mai letto un bel libretto che è stato messo insieme dai discorsi, dalle lezioni che Italo Calvino ha fatto a metà degli anni 80 alla Harvard University. In realtà erano delle indicazioni che Calvino dava per la letteratura del terzo millennio, discorsi che appunto poi sono stati raccolti in un libro che appunto si chiama Le lezioni americane e che è di estrema attualità, quindi sono indicazioni sottoscritte nell'84 e che oggi vedendo, ragionando appunto con le lenti, con gli occhiali che abbiamo messo su nel vedere il video di prima, sono estremamente attuali. Quindi partiamo dalla seconda, la rapidità sicuramente, l'esattezza, bisogna essere precisi in un mondo così complesso, la visibilità diventata importantissima anche grazie alla rete, la molteplicità, sicuramente tutto è sempre, ha delle sfaccettature molteplici, la lettura delle realtà deve avere comunque una visione sicuramente multidisciplinare. La leggerezza perché lo vedremo dopo, c'è un ritorno comunque alla semplicità che è necessario in un mondo complesso. L'ultima delle lezioni americane, che poi non è stata tenuta perché Italo Calvino poi purtroppo è mancato proprio in quel periodo, è quella della coerenza. In quel libretto che è un libretto un po' vecchiotto, non c'era ancora, poi nelle edizioni successive, perché ho fatto proprio la foto della prima pagina dell'indice del libro che ho a casa. La coerenza, ovviamente, la coerenza è fondamentale, è una caratteristica fondamentale. Quindi mi piaceva fare questo parallelo anche delle indicazioni di Italo Calvino rispetto alla letteratura del terzo millennio, indicazioni che vanno oltre, ovviamente, la letteratura. Quindi abbiamo fatto questa introduzione per introdurre appunto questo scenario accelerato, mutevole, esponenziale, tutti bellissimi aggettivi che spaventano anche un po'. Quindi il management si trova di fronte a nuove sfide, alla sfida della complessità. La sfida della complessità, quindi oltre a gestire il cambiamento e a tutte le varie componenti che abbiamo già menzionato, dobbiamo gestire questo aspetto complesso che rende il mondo con delle caratteristiche un po' diverse. Mi piaceva questa definizione, il mondo VUCA, che è un acronimo preso dall'inglese, è preso tra l'altro dall'esercito americano. L'esercito americano ha sviluppato questo concetto, questa definizione del mondo, al termine della Guerra Fredda. Quindi, caratteristiche di volatilità, che richiedono nuove qualità. La volatilità richiede quindi la flessibilità,
la resilienza, questo aggettivo che qualcuno, questa qualità che qualcuno stamattina ha menzionato nelle aspettative, quindi la capacità di far fronte ai problemi con delle risorse interne, quindi automotivandosi, la capacità comunque di resistere in qualche modo con risorse interne. La comunicazione deve essere efficace. Nell'incertezza è necessario, l'abbiamo detto, stabilire degli obiettivi chiari e anche la capacità di improvvisare, perché è chiaro che se abbiamo degli imprevisti, prevedere gli imprevisti, sono imprevisti per definizione, non è possibile, e quindi bisogna anche essere brillanti in questo senso, quindi la capacità di improvvisare e far fronte agli imprevisti. La complessità, ne parleremo dopo, quindi è un modo di vedere il mondo in maniera diversa, quindi non è più una causa a cui segue un effetto, quindi una linearità degli avvenimenti, ma un modo diverso di concepire la realtà. Quindi ci sono delle interazioni che non sempre sono prevedibili, non sempre sono lineari. A più B a volte produce un effetto differente da quello che ci siamo aspettati. E l'ambiguità. Quindi in questo mondo complesso e sfumato spesso ci troviamo in situazioni ambigue. Credo che senz'altro nelle aziende, nelle organizzazioni, ogni giorno siamo di fronte a situazioni ambigue, situazioni in cui non ci sappiamo come muovere. Anche il mercato al di fuori ovviamente è ambiguo. Quindi è necessario adottare un'interpretazione per ogni circostanza. Quindi la capacità di sciogliere anche questo aspetto legato all'ambiguità è una caratteristica che si fa molto importante in questo scenario. Poi mi piaceva quell'immagine di Escher, perché Escher riesce sempre a rappresentare quello che è complesso, il bianco sul nero, il nero sul bianco, a seconda di come si guarda l'immagine, ovviamente la prospettiva cambia, quindi è una buona metafora rispetto a quello che abbiamo presentato. È a Palazzo Reale questo? Ah giusto, c'è la mostra, è vero? La mostra di Escher, infatti. Non perdiamocela, ci andrò sicuramente. Quindi introduciamo questo concetto di complessità rispetto al complicato, quindi bisogna proprio indossare delle lenti differenti per leggere questi concetti che sono presenti all'interno delle nostre organizzazioni. Io ho messo due immagini che dovrebbero parlare da sole, adesso vediamo se mai questo schema insieme. Ciò che è complesso, ovviamente il latino ci aiuta, è quello che viene compreso nel suo insieme, complexum. Per leggere la complessità abbiamo bisogno di una visione sistemica, una visione d'insieme. Lì l'immagine del nido ce lo rappresenta. Il nido ovviamente non lo possiamo comprendere nelle sue parti, cioè è fatto di pagliuzze, è fatto di ramoscelli. Solo l'uccello che ha costruito il suo nido sa come tenerlo insieme. Ovviamente se lo smontiamo non siamo più in grado di ricomporlo tale quale. Quindi ha senso quell'oggetto, quella cosa fatta in maniera naturale, compresa nel suo insieme, la sua utilità nel suo insieme. Ciò che è complicato invece viene visto con le lenti dell'analista, le lenti analitiche, quindi è qualche cosa che si può scomporre nelle sue parti e seppur scomposto ancora si può comprendere. Se prendiamo un origami, alla sua complessità è estremamente difficile fare un origami se non sei un giapponese, però in qualche modo quando hai preso il foglio, l'hai dispiegato, l'hai appiattito, seguendo le pieghe, che è proprio il complicato nelle pieghe, seguendo le pieghe riesci a ricostruire l'oggetto. E comunque l'oggetto, anche se in qualche modo disteso e smontato, ha ancora il suo senso. Un altro esempio che vi posso fare, magari è più chiarificatore, un motore è qualcosa di complicato. Un motore lo posso smontare, posso avere le sue parti, so che sono parti di un motore, seguendo delle istruzioni in qualche modo lo rimonto, poi non lo so se funziona perché può darsi che non sia proprio così semplice, però è qualche cosa che si può in qualche modo controllare. Invece, ad esempio, un incendio è qualche cosa di complesso, perché noi sappiamo qual è il combustibile, sappiamo qual è il comburente, sappiamo perché, o a volte no, l'incendio ha preso
si è appiccato, ma non possiamo controllare, non conosciamo le variabili che vanno ad amplificare questo incendio. Ci può essere la secchezza del terreno piuttosto che del vento, che ci fa espandere l'incendio in maniera imprevedibile. Quindi l'incendio senz'altro è una questione complessa. Quindi da un lato abbiamo un approccio sistemico e dall'altro abbiamo un approccio analitico. Gli occhiali, le lenti con cui vedere il mondo, che ci aiutano a vedere il mondo in questa situazione di complessità, sono proprio le lenti sistemiche. Noi dobbiamo imparare a vedere il nostro ambiente di lavoro, l'esterno, il mercato, tutto ciò che si interfaccia insieme a noi attraverso queste lenti della complessità, che significa vedere tutto come, diciamo, olistico, che questo è un termine un po' abusato, però rende l'idea. Comunque bisogna considerare vari aspetti. Quindi qua, c'era una sequenza. L'esempio organizzativo. Le organizzazioni per definizione sono complicate più che complesse. Lì ho riportato una serie di organigrammi. Noi siamo abituati, se facciamo parte di organizzazioni ampie o comunque strutturate, ad avere a che fare con degli organigrammi che sono assolutamente funzionali, perché ci dicono dove siamo, cosa facciamo, qual è la nostra funzione. Sono assolutamente funzionali per le strutture organizzative, ma talvolta anche questi, se utilizzati in maniera distorta, possono effettivamente complicare, se non stritolare, le persone all'interno di questi organigrammi. Sicuramente non vi dico niente di nuovo se vi è capitato che per prendere una decisione nella vostra escalation verso il capo in qualche modo vi siate fermati, perché organigrammi estremamente strutturati e verticali, per prendere una decisione dovete passare, fare diversi passaggi, e in qualche modo in questi passaggi il tempo si allunga, si diventa lenti, la burocrazia, alcuni di voi l'hanno menzionata, la burocrazia, la lentezza, l'inesorabilità delle organizzazioni. Questa complicazione sta proprio nella struttura organizzativa stessa. Noi dico, come psicologi organizzativi ce ne siamo inventate tutti per complicarci la vita, e l'organigramma matrice, che oggi ci sembra più funzionale, e l'organigramma per funzione, l'organigramma gerarchico, l'organigramma per divisione, tutte ce le siamo inventate per disegnare queste organizzazioni. In realtà ci stiamo un po' stritolando all'interno di questo disegno. Un altro esempio che vi posso fare è, appunto, l'ho vissuto nelle aziende presso cui ho lavorato, quando c'è un problema, magari con una persona, magari il capo ha dei problemi di relazione con questa persona, si aggiunge qualcuno in mezzo e quindi si fa una casellina nuova in organigramma per risolvere il problema. No, così non hai risolto il problema, così l'hai complicato, perché hai messo un'altra persona in mezzo, non hai rimosso la problematica, che spesso poi nelle organizzazioni abbiamo problematiche relazionali, hai semplicemente ulteriormente increcato il sistema. Mi sarà successo sicuramente, perché è tipico. No, te ne metto uno in mezzo, ti faccio un'altra funzione, ti faccio un altro ufficio, creo un'altra divisione perché c'è un problema, e allora creando la funzione ad hoc apposta per risolvere il problema, credo di averlo risolto. In realtà ho aggiunto della complicazione. E questo qui è un po' la patologia che stanno vivendo le organizzazioni oggi, proprio perché il mondo è complesso di fuori, è complicato, l'organizzazione è complica, invece l'organizzazione deve imparare a semplificare, perché altrimenti non usciamo fuori. Se a complessità rispondiamo con complicazione, con complicatezza, qualcuno addirittura usa questa parola che non esiste, ma la complicatezza rispetto alla complessità, effettivamente non riusciamo più. E questo è un po' il motivo per cui nelle organizzazioni si fa fatica, le persone fanno fatica, perché vengono sempre richieste maggiori mansioni, maggiori cose da fare, maggiori obiettivi, maggiori velocità, e quindi diventiamo burocratici, ingrandiamo questi organigrammi, ma non risolviamo i problemi con ciò che invece andrebbe a semplificare, quindi la semplicità. Adesso passo alla prossima slide. Credo che ad intuizione andate a capire qual è il concetto. Ma questa è un'immagine molto bella. Cosa fa la natura? Come risponde la natura alla complessità? Chiaramente la natura è complessa.
Però la natura è molto intelligente, perché riesce a disporre le sue forme utilizzando il meno di energia possibile. Quindi cosa fa? Semplifica. Tra l'altro lo fa anche molto bene, perché queste forme sono bellissime. Persino il cavolo viola tagliato a metà riesce ad essere bello. Il cavolo. E anche il cavolo fiore, vabbè. Il fiocco di neve, eccetera, il cristallo di neve. Quindi effettivamente magari vi può sembrare fuori luogo, no? Una slide di questo tipo dove ci riporta la natura. In realtà la natura è una grandissima fonte di ispirazione anche per quello che è le scienze delle organizzazioni. Adesso vediamo perché. Perché praticamente è stato proprio fatto un parallelo, c'è una scienza che sta emergendo, la teoria della complessità. Qualcuno dice che non è neanche una teoria perché non è ancora stata teorizzata, ma è un paradigma. È nato a metà degli anni '80 negli Stati Uniti, questo movimento che vuole prendere tutte le scienze in maniera interdisciplinare, quindi dalla fisica alla chimica alla biologia, fino ad arrivare alle scienze sociali, andando a studiare come la natura ha risolto il problema della complessità. E quindi arriviamo a fare addirittura un parallelo tra i sistemi complessi adattativi, quindi i sistemi naturali, adattativi perché si adattano continuamente, quindi andiamo a riprendere anche quel concetto di Darwin, no? Non sono le specie più forti che sopravvivono, ma sono le specie che si adattano. Quindi questa è la risposta. I sistemi complessi adattativi si posizionano tra gli estremi di una semplicità che richiama troppo da vicino la staticità di un meccanismo e la caoticità di un comportamento che fugge in maniera troppo lontana dal nostro controllo. Quindi appunto la natura da un lato organizza, dall'altro lato lascia che ci sia questo caos, e questo caos riesce a gestirlo disponendosi in maniera semplice e a risparmio energetico sostanzialmente. Quindi i sistemi complessi adattativi non sono altro ciò che abbiamo intorno, quindi organismi viventi, anche le grandi organizzazioni, quelle che funzionano, evidentemente agiscono in questo modo, l'ecologia, le culture e le politiche. Quindi riprendiamo quel concetto dove c'erano il nido e l'origami. Gli occhiali, le lenti che dobbiamo mettere in questo caso è un approccio di tipo sistemico, quindi sintetico. Quindi bisogna concentrarsi sulla comprensione dell'intero sistema, quindi il concetto olistico, considerato nel suo insieme come qualcosa di indivisibile, quindi compreso nel suo complesso, non nelle sue parti. Metodologicamente è necessario un salto di piano, quindi da quello analitico, cui causa-effetto, cui siamo abituati, ad un piano sistemico, dove si trova la soluzione guardando il problema dall'alto. È l'unico modo per sopravvivere alla complessità. Se vado nel particolare mi perdo, è complico, come fanno le imprese, le organizzazioni, abbiamo visto prima nell'organigramma. Questo appunto è un concetto introduttivo, perché a partire da questo concetto sono stati, diciamo, sviluppati delle nuove concezioni di organizzazioni, le organizzazioni aperte. Mi ha fatto piacere prima Simone ha parlato di open innovation, mi ha fatto vedere quell'imbuto aperto dai lati dove possono entrare dentro vari fattori e vari elementi, quindi un sistema aperto. Le organizzazioni rispondono esattamente nello stesso modo, prendendo ispirazione da uno dei principi della termodinamica, e qui facciamo di nuovo un salto nella scienza. La termodinamica definisce come sistema aperto un sistema che può interagire con l'ambiente esterno, che quindi scambia energia, lavoro, calore e anche materia. Quindi alcuni esempi dei sistemi aperti sono i liquidi nei contenitori che non è chiusi ermeticamente, che possono scambiare materia, possono scambiare calore, gli organismi viventi, i pianeti, i sistemi planetari e quindi le organizzazioni. Abbiamo detto che le organizzazioni sono dei sistemi complessi, adattativi, e quindi anche dei sistemi aperti. E per sopravvivere sempre di più le organizzazioni si devono spostare verso questo concetto, e quindi verso questo tipo di organizzazione. Senz'altro, secondo me, Fulvio e il Pazzo del Battistero è un esempio, perché in qualche modo siete riusciti a fare rete, siete riusciti ad aprire le vostre organizzazioni verso un progetto di territorio
e quindi scambiare quell'ambiente. Voi scambiate moltissimo, scambiate competenze, scambiate personale, scambiate tempo. Quindi magari non avete in mente le open organization, però è quello che in pratica è stato fatto, è quello che oggi siamo qui, oggi siamo un esempio vivente di organizzazione aperta, perché siamo qua, perché abbiamo un progetto in comune, una progettualità in comune, siamo qui a confrontarci, proprio perché ci siamo resi conto che nel confronto, nel fare rete, c'è una risposta a quella che è la complessità. Se rimaniamo chiusi sempre a fare le cose dentro al nostro buco, al nostro ufficetto, alla nostra organizzazione, dentro la nostra realtà, probabilmente le possibilità di migliorare, di migliorarci anche noi come individui, ma anche di migliorare l'ambiente in cui viviamo, sono molto più limitate. Quindi organizzazioni aperte che cosa sono? Io ho citato, tra l'altro, se volete andare a cercare il materiale, Paolo Bruttini ha un sito, si chiama La Forma del Tempo, è la persona che in Italia sta portando questo concetto delle open organization, quindi sta introducendo in Italia. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, mi ha parlato di casi in Italia, ovviamente sono limitati, di aziende che si stanno strutturando in questo modo, quindi esistono, dopo lo vedremo. Magari sono piccole società o sono aziende che investono molto nella ricerca e sviluppo, e la ricerca e sviluppo ovviamente deve essere aperta, deve essere in contatto col mondo, in contatto con l'innovazione. Quindi questo è il nuovo approccio. Quindi aziende, organizzazioni aperte al cambiamento, aperte alla gestione della complessità. E poi un altro concetto, se volete andarlo ad approfondire, molto affascinante, è quello delle aziende e delle organizzazioni antifragili, questo concetto di antifragile di Taleb, è uno studioso appunto di organizzazioni comunque della società, sono le organizzazioni che migliorano nel periodo di crisi, quindi di fronte alle difficoltà, alle complessità, sono organizzazioni che sono in grado di imparare, quindi proprio perché non soccombono diventano più forti. Quindi l'apertura e la capacità di semplificare sono sinonimo proprio di vitalità e di benessere. Queste aziende continuano a progredire proprio perché reagiscono in maniera positiva ed aperta al cambiamento. Quindi un sistema aperto fa entrare nuova energia e materia che alimenta il metabolismo del sistema e quindi genera ordine, ma allo stesso tempo anche dinamismo. Quindi questo è il concetto di base delle open organization, le organizzazioni aperte le abbiamo tradotte in italiano, però la letteratura la trovate in inglese. Quindi come devono essere queste organizzazioni? Hanno proprio delle caratteristiche, sono state delineate delle caratteristiche, addirittura è stata delineata la leadership aperta. Quindi il potere è trasparente, abbiamo dei capi completamente diversi, i capi sono a servizio dell'organizzazione, noi siamo abituati, soprattutto in Italia, la nostra cultura latina ci impone di essere dei duri, dei maci, i capi devono essere al top, no? Al vertice, alcune volte irraggiungibili dietro le loro enormi scrivanie, dentro ai loro enormi uffici, all'ultimo piano dell'edificio. E invece questo è un capo completamente diverso, che non è autoriferito perché è il capo, non ha uno status perché è il capo, ma è a servizio dell'organizzazione, è colui che ti aiuta a risolvere i problemi. Quindi c'è una trasparenza di azione, la logica di servizio verso la comunità, è colui che legittima la comunità, quindi è un punto di riferimento. Quindi c'è una rinuncia allo status a favore di un concreto orientamento a ciò che è utile in termini di servizio e supporto per raggiungere gli obiettivi, quindi proprio un'ottica di servizio. Passione, vitalità e cura sono parole che solo a leggerle e a pensarle dentro ad un'azienda ci fanno aprire il cuore, perché spesso non è così. Quindi la passione, la vitalità e la cura delle persone vanno alimentate, non devono essere solo appannaggio di quelli che fanno il mio mestiere delle risorse umane, perché noi da soli veramente non ce la facciamo. Se siamo gli unici a curarci delle persone, non riusciamo a aiutare tutti. A volte andiamo in burnout a fare questa professione. E quindi in qualche modo i responsabili, coloro che gestiscono le persone, devono avere loro stessi a cura del loro personale. Questo perché non vogliamo avere un'idea, no, dell'azienda, vogliamosi bene, ma perché è funzionale, le persone se stanno bene, se hai cura delle loro esigenze, soprattutto se sei in grado all'interno dell'organizzazione a mettere
a mettere nelle condizioni di dare il massimo, di esprimere le loro potenzialità, ci sarà un vantaggio reciproco. La persona è contenta perché ci mette passione, fa quello che gli piace, dà il meglio di sé, si sente realizzato e allo stesso tempo ovviamente l'azienda ne trae vantaggio. Sembra scontato, ma credo che ognuno di noi abbia degli esempi a volte di sofferenza all'interno delle aziende, perché non è sempre così. Sembra un paradiso, l'open organization. Promuove l'orizzontalità, ovvero il codice dei fratelli. Qua si parla di piramide rovesciata, quindi non un processo top down, ma dal basso verso l'alto. Quindi sono promosse non tanto le relazioni con il capo del servizio, ma le persone tra di loro devono essere in grado di interfacciarsi. Quindi noi sappiamo che all'interno delle nostre aziende è molto spesso, come dicevo prima, quando dobbiamo prendere una decisione dobbiamo fare la nostra escalation, quindi rivolgerci a livello superiore, a livello superiore, a livello superiore, e questi sono tutti colli di bottiglia che in qualche modo ci imprigionano e fanno in modo che i nostri progetti non possano andare avanti. Qui si promuove invece lo interscambio tra funzioni, di modo che non si debba sempre passare dal vertice per poter lavorare insieme. Quindi parleremo dopo di cooperazione. Queste organizzazioni con questa piramide rovesciata promuovono, si chiama codice dei fratelli perché hanno preso poi sostanzialmente anche qui un'accezione che deriva dalla psicologia, codice materno, codice paterno, presenti nelle nostre organizzazioni, senz'altro, perché in genere il codice paterno è il codice del titolare o del amministratore delegato, dei leader. Il codice materno, tipicamente la mia funzione è quella che le risorse umane in qualche modo si cura delle persone, in realtà quindi vogliamo parlare di un codice tra pari, quindi tra colleghi, quindi un aiuto e un'altra organizzazione tra pari. Questo è altro un concetto molto bello, perché mette insieme da un lato la capacità di sognare, quindi di stabilire nuovi obiettivi, nuovi traguardi, e la capacità di eseguirli, quindi di renderli in pratica, di pianificarli e quindi fare in modo che le cose accadano. Mi viene molto in mente quando leggo, a proposito di questa particolarità sogno di esecuzione, IKEA, la società per cui la mia azienda lavora. È veramente un esempio di un'azienda che continua a sognare, ad innovare, a proporre sul mercato nuovi prodotti e ad eseguirli e a renderli effettivamente dei progetti, dei prodotti fruibili a tutti. È un'azienda che è nata da un sogno, nata dal sogno di questo visionario Ingvar Kamprad svedese, di una zona della Svezia tra l'altro molto povera, dove c'era poco, e lui voleva rendere fruibili dei mobili funzionali e anche belli di design a tutti, di modo che tutti potessero accedere a dei mobili funzionali e anche belli. È stato il suo sogno, anche oggi è l'azienda che conosciamo. Quindi le aziende devono inglobare questa capacità di fare consolidamento, miglioramento continuo dei loro processi, ma allo stesso tempo anche implementazione delle novità, quindi ricerca e sviluppo, innovazione. Non è facile fare entrambe le cose, mantenere un sistema, mantenerlo bene, migliorando, e allo stesso tempo inserendo novità e realizzando queste novità. Non è una cosa scontata che ci siano questi due aspetti all'interno di un'azienda. Quindi questa oscillazione tra spinta al mantenimento e spinta all'innovazione spetta proprio la responsabilità che spetta ai capi nel ruolo che abbiamo detto prima. La leadership aperta, qui potete, se andate a cercare su internet Open Leadership, trovate il manifesto che appunto ha scritto proprio Paolo Bruttini, il manifesto del leader aperto, del leader della leadership open. Andatevelo a leggere perché è estremamente interessante. È un capo completamente diverso a quello a cui siamo abituati. La leadership viene spostata verso il basso, anche l'autorità, cioè viene data molta delega ai collaboratori. Quindi coloro che sono sul problema devono essere delegati e devono avere il potere per risolvere il problema. Come dicevamo prima, molto spesso le aziende si incriccano proprio perché il capo deve decidere di qualcosa che magari non conosce, perché
È ovvio che il capo non può sapere tutto, non è il tuttologo, però nel basso non ci sono le deleghe, non c'è il potere per poter risolvere quel problema. E invece la Open Leadership vuole fare questo. Si sta catalogando. Sei un Open Leader. Beh certo, perché... Allora, la leadership, tra l'altro, un altro concetto interessante è che tollera l'errore. Tollera l'errore come una dimensione necessaria all'apprendimento. Chiaramente noi nelle nostre aziende a volte siamo terrorizzati a compiere dei passi che magari ci sembrano più lunghi della gamba perché abbiamo bisogno di sbagliare, perché poi la caccia agli errori in azienda è una delle attività preferite. Quindi se in realtà spostiamo la delega in basso, le persone si sentiranno più libere anche di sperimentare. Ecco perché le aziende aperte sono ottime dove si vuole inserire l'innovazione, la capacità di innovare. Infatti molte aziende che abbracciano l'organizzazione aperta partono sempre dal settore ricerca e sviluppo, perché è quello che deve scambiare con l'esterno, è quello che deve essere più attivo, più vivace per creare idee. Vado avanti, c'è questa sega elettrica che è terribile, però fai di dispegna, non riesco neanche a sentire me stesso. Allora, evoluzione e strategie di rete. Adesso introduco un altro concetto sicuramente a voi caro, che è quello della rete, di lavorare in rete. Allora, mi piaceva questa metafora. Tra l'altro c'è proprio un libro che ha come titolo Prede o Ragni, un libro di De Toni, di Alberto De Toni, che è il rettore, il magnifico rettore dell'Università di Udine, che si occupa di complessità. Insieme ad un suo collaboratore hanno scritto questo libro, un tomo di 600 pagine, devo ammettere che non l'ho letto. Ma è un libro comunque interessante da cui estrapolare molti stimoli e molte suggestioni. Non ce la fanno? Capisci un po' sesso? Capisci un po' sesso? Vediamo quanto è profondo il tuo sesso. Allora, vedete, ho messo appunto questa foto della rete. Come i ragni sono in grado di muoversi nella loro attraverso i meccanismi di cooperazione e competizione interna e esterna, non sono i ragni perché non vivono in gruppo, però è quello che noi dobbiamo fare in un sistema complesso che è quello della rete o della ragnatela. Così le aziende devono evolversi in un ambiente complesso ricercando la crescita, la flessibilità, l'innovazione e le economie di scala, che è un po' quello che volete fare voi, no? Nel patto del battistero, o sbaglio? Cercare delle economie di scala, cioè aggregandoci, unendo le competenze, avete creato una rete attraverso cui ognuno, secondo le proprie capacità, riesce a scambiare con gli altri partner. Quindi una visione dell'ambiente come un network, come una partnership. Ed è appunto tipico anche delle aziende aperte, che vedono i propri clienti, i propri fornitori, l'ambiente in cui... l'ambiente anche proprio inteso come territorio, come una rete, come un network. Quindi le strategie in pratica, quali sono le strategie che mettono in campo le aziende che si muovono in questa rete, che quindi sono in rete? C'è un'auto-organizzazione, ne abbiamo parlato prima, un concetto molto simile a quello della Open Organization. C'è una disorganizzazione creativa, e questo è un concetto che ha appunto introdotto questo De Toni, questo rettore dell'Università di Udine, quando parla di caos e parla di complessità, parla dell'orlo del caos, che è esattamente il confine, lui fa questa metafora molto bella, no? Dell'onda, del surfista che riesce a cavalcare l'onda, a star sull'onda, proprio nel momento esatto, prima del momento esatto in cui l'onda si infrange, dove lì veramente è un bel caos se cadi in quel momento. Però bisogna praticamente imparare a surfare tra
il caos e l'ordine, ed è quella la zona creativa, la zona in cui le organizzazioni riescono a sopravvivere perché sono organizzate, ma riescono anche ad innovare, perché è proprio nel caos la compresenza, quindi del miglioramento continuo e dell'innovazione radicale, che fanno in modo che l'organizzazione innovi. Questo è un concetto un po' difficile, se lo volete approfondire lo trovate appunto cercando Alberto De Toni in rete. La condivisione dei valori, degli obiettivi, è senz'altro un presupposto necessario per procedere in tale percorso, l'abbiamo anche detto prima parlando di open leadership. La flessibilità, ovviamente in un mondo complesso, in un mondo mutevole, volatile, come l'abbiamo definito prima nell'acronimo VUCA, è importantissimo essere flessibili, la flessibilità è strategica, le aziende devono lavorare in network, e voi ne siete un esempio. Sono importantissime le relazioni, prevale la cultura della relazione. E qualcuno di voi l'ha scritta nelle opportunità delle organizzazioni, ha proprio scritto una delle parole che emergevano, scritte in grassetto, era proprio la qualità e l'importanza delle relazioni. Quindi le organizzazioni devono imparare, quindi le chiamiamo learning organization, organizzazioni che in un circolo virtuoso imparano dai propri errori, quindi imparano operando. Questi sono un po' i concetti così a flash, mi rendo conto che è tanto, però se volete andare a cercare in rete c'è letteratura e letteratura su questi aspetti. Ora l'altro concetto che va al pari con le aziende aperte e con questo concetto di rete è senz'altro la forza trasformativa della cooperazione. È una qualità, quella di saper cooperare, che spesso non è valorizzata all'interno delle aziende. Soprattutto da noi in Italia siamo molto individualisti, spesso pensiamo solamente a noi stessi, ai nostri obiettivi, ad eccellere rispetto al collega, rispetto alla squadra, ad emergere, perché purtroppo ci hanno insegnato sin da piccoli che si emerge solo sgomitando. Purtroppo oggi sgomitando per se stessi e basta non si va molto in là, è una cosa che dobbiamo capire. E voi l'avete capito, devo dire che Biella in questo senso, al di là delle aspettative di quello che ci fanno un territorio orso e chiuso, in realtà sta capendo che aprendosi, in realtà cooperando, si possono ottenere dei risultati li avete ottenuti, no? Cooperando. Quindi la cooperazione, il concetto è questo, l'ho preso anche qui da un esperto di management che è canadese, ha un nome francese, Yves Mourieux, lo trovate anche questo su internet se volete andare a sentire i suoi discorsi sul TED, sono molto efficaci, molto motivante, una persona che sa veramente parlare in maniera diretta. E ho preso questo spunto da lui, quindi la cooperazione non è altro che il risultato, che quando il risultato è maggiore della somma delle parti. E qui l'esempio è quello preso da una finale dei 100 metri, dei 4 per 100 metri staffetta, una finale di un campionato mondiale, dove c'erano 8 squadre che gareggiavano, composte ciascuna squadra da 4 atlete, le favorite erano le americane, perché ciascuna di loro deteneva un record nei 100 metri, quindi era matematica, matematica pura, cioè ciascuna di loro correva velocissimo i 100 metri, mettendone 4 in fila con lo scambio del testimone, ovviamente dovevano arrivare prime per forza. Avevano calcolato, vista la loro velocità, che sarebbero arrivati circa 3 metri e mezzo avanti le altre squadre. In realtà in questo caso vince la Francia, vincono le atlete francesi, perché nonostante la velocità di ciascuna singola atleta sia stata inferiore rispetto alle velocità delle americane, il testimone, cioè la staffetta, il pezzo di legno, si era mosso più veloce. Com'è possibile? È stato possibile perché c'è stata cooperazione, ciascuna delle atlete è stata in grado di passare il testimone in maniera efficace, rallentando la corsa, accompagnando la compagna in un efficace scambio di staffetta, quando invece le americane, nessuna di loro ha rinunciato evidentemente alla sua performance personale, hanno corso fino alla fine, però poi il testimone non è stato scambiato in maniera veloce ed adeguata, non è stato accompagnato e per cui sono arrivate dopo.
Quindi questa non è poesia ma è matematica, può essere effettivamente che cooperando, quindi mettendo insieme le competenze, magari rinunciando un pezzettino di sé, della propria performance personale, si riescano ad ottenere dei risultati migliori. Quindi questa è la cooperazione. La cooperazione spesso viene utilizzata, o comunque altre parole vengono utilizzate come sinonimo di cooperazione. In realtà ci sono delle differenze sostanziali. Parliamo di collaborazione, di lavorare insieme, sempre in latino ci aiuta. Collaborare all'interno di un team, sono persone che si interfacciano fra loro, condividono un lavoro. La collaborazione è basata su dei buoni rapporti interpersonali. La coordinazione, si ottiene una buona coordinazione se magari c'è un progetto, c'è un piano d'azione, c'è un leader che ti coordina, che fa in modo che ci siano degli ordini, dei passaggi, delle strutture da seguire per fare in modo di lavorare bene insieme. Ci sono delle sequenze predeterminate, compatibili insieme a delle procedure, delle misurazioni e degli incentivi. Invece cooperare contiene all'interno della parola stessa il concetto di opera, il concetto di condividere un obiettivo, condividere qualche cosa che è di tutti. Quindi l'obiettivo e i risultati congiunti, la collaborazione è un'opera generativa, l'abbiamo visto nell'esempio della staffetta, genera qualcosa di più della somma delle parti. Quindi è molto importante inserire all'interno delle organizzazioni, inserire all'interno dei nostri team questo concetto. Quindi funzioni come la mia, delle risorse umane piuttosto che dei leader, dovrebbero tenerne in conto. Non so se nelle vostre organizzazioni ci sono dei sistemi di valutazione delle performance, dove le persone vengono valutate sulla base degli obiettivi, del raggiungimento degli obiettivi, ma spesso vengono inserite, nelle organizzazioni un pochettino più evolute, anche le valutazioni sulle soft skills, sulle competenze, sulle capacità delle persone, su come agiscono all'interno della squadra, all'interno della struttura aziendale. La cooperazione, non so se voi avete esperienze diverse dalle mie, ma io non l'ho mai vista inserire la cooperazione. Non è una qualità che viene rafforzata. In realtà in questo contesto, se vogliamo ottenere di più, questo aspetto è da inserire, quindi va rafforzato, la cooperazione in azienda va rafforzata, vanno rafforzate proprio quelle persone che sono in grado di favorire gruppi di lavoro, gruppi di cooperazione, la collaborazione. Queste persone vanno incentivate e vanno in qualche modo rafforzate, perché sono proprio quegli switch di rete positivi che riescono a connettere gruppi di lavoro insieme per fare in modo che si possa innovare. Dimmi. Okay. No, siamo alla fine. Le persone vanno premiate, come dicevo prima, chi coopera va favorita appunto la cooperazione. Dalla cooperazione quindi emergeranno decisioni positive dell'azienda, perché a livello individuale sarebbero troppo rischiose. In qualche modo cooperando ci si divide un pochettino il peso del proporre nuove cose. E la reciprocità, che è un altro concetto che va al pari con la cooperazione, quindi io aiuto te, tu aiuti me, ti chiedo aiuto, tu mi chiedi aiuto, e dovrebbe essere così, anche se purtroppo non sempre così, perché come dicevamo generalmente andiamo per il nostro obiettivo e per il nostro risultato individuale. Chiudiamo con questo caso, perché adesso tutto quello che vi ho raccontato ora sono concetti nuovissimi. La Open Organization è un concetto che è introdotto proprio in questi anni, ci sono, come dicevo, pochissime aziende in Italia che stanno provando a essere open, diventare open. Vi sarà sembrata tutta poesia e tante belle cose, quelle belle cose che dicono quelli delle risorse umane, in realtà ci sono delle aziende che già possono farci da esempio. Questo è un esempio che è passato in televisione due settimane fa, due giovedì fa, su Petrolio, non so se lo vedete, tardi la sera, una trasmissione della RAI dove parlano di innovazione. È un'azienda, mi piace molto come esempio, perché è un'azienda in cui ci possiamo riconoscere, non è un'azienda che fa
delle cose strane, ma un'azienda metalmeccanica che produce macchinari, io mi ci riconosco molto perché è simile alla mia, e sta applicando la Open Organization. È un'azienda veneta, quindi il nostro operoso nord-est, che sta applicando questo metodo, e mi piace farvi vedere questo spezzone. No? Ho cliccato, adesso torno indietro, scusate un attimino. Devo cliccare sul link perché non è su YouTube, ma l'abbiamo tirato giù da Rai Replay. Ed è quello che è passato con quando i ciclisti affrontano la montagna, la loro sicurezza dipende da me. E così ho imparato a prevedere i rischi anche a casa. Con Mastercard stai sempre rimborsato in caso di acquisti non autorizzati. Sentirsi protetti sempre ovunque. Priceless. Spesso succede che il dirigente mi chiama e si confida con me su come procedere, e di conseguenza abbiamo uno scambio alla pari. Generalmente nelle aziende la piramide gerarchica di funzioni alla base, nella parte bassa, e poi i vertici nella parte alta. Il tentativo che stiamo facendo è quella di rovesciarla, cioè i responsabili, i dirigenti supportano i team operativi che svolgono le attività, e quindi abbiamo rovesciato la piramide. A questo punto allora dobbiamo valutare il montaggio in reparto, e per settimana prossima verifico la disponibilità della persona. E a questa nuova idea di coinvolgimento e assunzione diretta di responsabilità, anche i loro salari si saranno adeguati? Beh, adesso questa domanda è abbastanza critica, però diciamo che in alcuni casi sì. Siamo alla Brepon, nel cuore del Nord-Est. Da 53 anni questa fabbrica brevetta e produce macchine per il taglio della pietra e dei metalli. $200 milioni di fatturato. E qui sono i dipendenti che prendono le decisioni chiave di questa grande azienda. Vediamo se andrà a parlare con un fornitore, con un collega. All'interno del progetto il team ha mandato di risolvere i problemi, di gestire le risorse, e questo porta a sviluppare la creatività per raggiungere i risultati. Un'azienda dove dipendenti e top manager hanno lo stesso peso sarebbe l'incubo per molti imprenditori. Ma i capi in questa grande azienda che fine hanno fatto? Il ruolo del capo diventa più quello di allenatore, è un supporto alle persone, si fa garante che raggiungano i risultati e interviene nel momento di difficoltà da risolvere. Insomma, il capo c'è, solo che non sta più sopra tutti gli altri, ma alla base della piramide. Questo processo di evoluzione culturale, di relazione, di metodologia, di organizzazione è iniziato circa 3 anni fa, facendo open leadership. Tradotto, autonomia delle decisioni. Ma dopo l'open leadership, il fatturato è aumentato? Ma devo dire la verità che negli ultimi anni abbiamo aumentato sensibilmente il nostro fatturato. Ma l'innovazione qui parte da lontano, dal 1963, dal cavalier Marcello Toncelli. E già quegli anni aveva creato un'organizzazione che riusciva a demandare parecchio. Già allora rinnovarsi fu la grande intuizione, e ancora oggi, negli anni della grande crisi economica, è l'innovazione l'unica risposta. E adesso tutti parlano di Industria 4.0, però bisogna realizzarla. Fare innovazione difficilmente puoi sopravvivere. Va bene, mi premeva farvi vedere questo filmato perché dopo tutta quella panoramica, quella carrellata che ho fatto, sicuramente qualcuno di voi ha pensato che era poesia pura.
vedere un'azienda italiana, un'azienda veneta, anche con la loro bella accento, quindi si vede che sono assolutamente originali le persone che sono state intervistate, e sentir parlare di open leadership, open organization, un'azienda metalmeccanica, veramente ci rincuora. Probabilmente qualcuno sta già riuscendo a cambiare il modo di lavorare, ha capito che questa è la risposta. Quindi con questa riflessione vi volevo lasciare, con questo esempio, e andiamo avanti. Adesso lascio la parola a Franco. Grazie. Allora, sentite, okay, siamo alla mia parte. Una piccola cosa che Silvia, troppo gentile, ha fatto molta pubblicità all'azienda.